Ho cambiato accettando di allontanarmi molto dal mio ambiente perché cercavo una squadra con cui vincere lo scudetto. Era anche una scommessa che avevo fatto con mio amico e compagno di nazionale Sergio Guerra, che in quegli anni allenava la Teodora Ravenna. Loro avevano vinto tanti scudetti consecutivi e volevo fargli dispetto e interrompere la loro serie positiva. Gli dissi: "Guarda Sergio, adesso trovo una squadra e vedrai che a breve vinco io il campionato." Quando i dirigenti materani mi chiamarono e mi spiegarono il loro progetto, capii che sarebbe stata quella la scelta giusta e vincente. Anche se dal mio predecessore, Nino Beccari, non avevo ricevuto notizie confortanti. Lui non si era trovato bene. Fui contattato da Nino Lamanna e così iniziò la mia avventura a Matera, con delle prospettive che prevedevano lo scudetto nel giro di pochi anni. La squadra che trovai non aveva le potenzialità per un salto di qualità immediato, ma aveva già una buona quadratura, per cui mi ero prefissato di inserire una o due nuove giocatrici a stagione per farle amalgamare gradualmente. La Zrillic, ottima palleggiatrice, non più giovanissima, la sostituì con la Marasi, per esempio. Io volevo arrivare a certi livelli, la società condivideva queste aspettative e così ho completato la squadra con l'arrivo della Fips e della Gabbia.